Un saluto a tutti i lettori di Biscelli in diretta che stanno guardando questo vlog. Mi scuso innanzitutto per la voce, purtroppo caldo freddo qui a Reggio mi hanno fatto prendere un mal di gola. Quindi mi scuso per la voce. Ho sentito da amici, un po' visto su Facebook e tramite commenti, che molta gente ha apprezzato la prima puntata. Ringrazio tutti quanti, ringrazio anche l'editore, il direttore e il caporedattore di Biscelli in diretta per avermi dato questo spazio. Rilevo ovviamente anche quella piccola parte di persone che praticamente mi dice dove stai andando, cosa vuoi fare, perché stai facendo questo. Per rispondere velocemente a questi commenti, dirò chi è, che cosa fa un giornalista. Un giornalista, io sono giornalista per questa tesserino, c'è scritto, non so se si vede, Ordine dei giornalisti. La foto all'interno è la mia, anche se sono venuto male in questa foto. L'Ordine dei giornalisti garantisce che chiunque sia iscritto sia un giornalista. Io sono nell'albo dei pubblicisti, ci sono i professionisti. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza del 19 gennaio 2016, quindi anche abbastanza recente, la numero 830, occorre infatti evidenziare che, secondo i successivi arresti di questa Corte in materia, costituisce attività giornalistica la presentazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendo il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, e assumendo rilievo a tal fine la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito di lavoro è utilizzato, e più altre cose ovviamente. Ora, in sostanza, il giornalista è quello che potrebbero chiamare le persone che studiano economia come me, una sorta di allocatore dell'informazione. Prendiamo i fatti da una parte e li trasformiamo in notizie dall'altra. Ovviamente non tutte le cose possono essere notizie, ma arriviamo al dunque. Ho notato, tramite sempre i social network, che ci sarà un'altra inaugurazione. Mi piacciono sempre le inaugurazioni che facciamo a Biscelli, anche perché effettivamente si inaugura sempre di tutto. Qualche settimana fa mi pare che sia stata inaugurata una rotonda addirittura, quindi con tanto di targa, per carità, sono cose che si fanno, sono cose belle. È stata inaugurata, ho visto la pista ciclabile di cui ho parlato, ho avuto modo di parlarne l'altra volta, e non posso fare altro che tornare sull'argomento, un po' perché ho visto che alcuni biscellesi hanno fatto giustamente notare che in alcuni tratti la carreggiata è troppo piccola per far passare i mezzi di soccorso. Cioè, è stata fatta ironia e a me non interessa sinceramente chi o cosa abbia fatto ironia. Però effettivamente è stata data una risposta. Il sindaco, visto che ha pubblicato sul suo profilo, sulla sua pagina, un video dicendo che effettivamente al problema si risponde dando l'accesso alla pista ciclabile ai mezzi di soccorso. Ma vediamo questo video. Effettivamente si vede presumibilmente un mezzo di soccorso che attraversa la pista ciclabile. Ora, togliendo la facile ironia sui tre ciclisti che non stanno utilizzando la pista ciclabile, direi anche a ben vedere perché c'è una macchina che passa sulla pista ciclabile. In alcuni punti la pista ciclabile sul lungomare non è come quella posta nel video, cioè è più stretta, è a monocorsia. E lì mi chiedo, come fanno a passare i mezzi di soccorso? Secondo il codice della strada, articolo 3, la pista ciclabile è una corsia riservata al passaggio dei velocipedi. Accanto alla definizione, alle varie definizioni, c'è anche quella di corsia di emergenza. La corsia di emergenza, leggo sempre, è una corsia adiacente alla carreggiata destinata alla sosta di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed eccezionalmente al movimento dei pedoni nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. Ora prendiamo una persona che va in autostrada. Una persona che va in autostrada ha due, tre, addirittura forse quattro corsie.
fuori dalla carreggiata, accanto alle varie corsie, c'è la corsia di emergenza, dove possono andare soltanto i veicoli d'emergenza. Se io ho un ingorgo e vado con la mia macchina o con il mio motore sulla corsia di emergenza, sto commettendo, oltre ad un atto irresponsabile perché dovesse venire qualcuno, ci sono casi di cronaca, dovesse sopraggiungere un mezzo di soccorso o di emergenza, i carabinieri o la polizia e così via, mi farebbero una multa e ostacolerei tra l'altro l'arrivo dei mezzi nel luogo dell'emergenza, farei un atto, un'azione criminosa, secondo anche quello che dice Wikipedia. Detto questo, la cosa che non capisco è: ma quindi se io vado in bicicletta il pomeriggio, mi ritiro la sera in bicicletta, rischio di vedermi arrivare una macchina sulla corsia delle biciclette, per quanto possa essere un mezzo di soccorso? Secondo, il problema è anche un altro: se io prendo la mia bicicletta e percorro la corsia, che è anche ad uso di emergenza, sto commettendo un atto criminoso? È passabile almeno di multa? Cioè, effettivamente sto andando sulla corsia di emergenza. Concludo la puntata di oggi con un aforisma, una frase di Lord Northcliffe, editore e giornalista inglese. La notizia è quella cosa che qualcuno, da qualche parte, non vuole vedere pubblicata. Tutto il resto è pubblicità. Un saluto da Reggio Emilia.